Ciao pupette e pupetti, bentornati in un nuovo video. In questo video vi parlerò di alcune abitudini che, diciamo, tendono a farci mangiare di più, anche quando non abbiamo fame. Vi lascio al video e vi mando un grosso bacio. Non so se è mai capita a voi, però a me capita molto in questo periodo di dover mangiare anche quando non ho fame ed è una sensazione molto strana perché comunque va spedita a mangiare un determinato cibo senza pensarci, giusto? Giusto, diciamo, la cosa di masticare e mandare giù via il cibo, ma è sbagliatissimo. In effetti, la fame non è solo per, diciamo, per saziare, ma la fame anche, può essere anche emotiva, provocata da insoddisfazione e molto stress. Vediamo quindi insieme alcune cose che tendono a farci mangiare anche se non abbiamo fame. Bisogna quindi distinguere la fame emotiva da quella fisica. Quella fisica si sì, mangi dopo che hai mangiato, comunque senti allo stomaco un senso di sazietà, cosa che non è così quando è emotiva, perché è provocata dalla depressione, lo stress e l'ansia. E che quindi dopo aver mangiato non ti soddisfa e quindi dopo un po' cerchi quindi di mangiare altro cibo ancora. Ma alla fine, in quel momento in cui mastichi, hai soddisfazione, ma non ti crea quel senso di sazietà perché in fondo non hai veramente fame. La cosa che sbagliamo è mangiare davanti a uno smartphone, digitando, quindi digitando ed essere distratti, cosa che comunque è sbagliatissima perché sì, noi infilziamo la forchetta nel maccherone. Mastichiamo e ingoiamo, ma non è così perché comunque il cervello sta in quiete, quindi è relax e non ha quindi, diciamo, quell'avviso che deve mangiare, che quindi. Questi sensi trasmettono al cervello quindi il senso di sazietà, soltanto che comunque la mente, essendo, diciamo, distratta e quindi relax, non e quindi relax. Il cervello impiega 20 minuti quindi per poter dare quel senso di sazietà al corpo. E siccome e quindi se questo non arriva, ci sentiamo affamati comunque. Un'altra cosa è il fatto di dover guardare il film, che quindi film di azione o film, diciamo, strappalacrime tendono a farci mangiare, lo sapete benissimo. In effetti è consigliato prendere una piccola porzione e non tutto il pacco di patatine o popcorn, altrimenti li finiamo tutti in un secondo, proprio perché siamo distratti dalla televisione non a quello, e non siamo concentrati su quello che stiamo mangiando. Un'altra cosa è il disordine in cucina, ad esempio piatti non lavati o diciamo cose, buste aperte di mangiare, fa sì che quindi una persona sgranocchi porcherie, patatine e biscotti, quindi è sconsigliatissimo il fatto di dover avere il macello in cucina. Guardare anche cibo da acquolina in bocca fa sì che tu mangi in continuazione. In effetti, se non avete notato, nei social network comunque escono gran parte di dolci, di cose buone che tendono comunque a farci mangiare. Questa è anche un'altra tattica di psicologia, perché comunque guardando queste cose ci viene il desiderio, ovvero quell'acquolina in bocca. Un'altra cosa sbagliata è dire che l'orologio dice che noi dobbiamo mangiare, ma non è così perché non è detto che dobbiamo consumare tutti e cinque i pasti, ma quando abbiamo comunque fame. In effetti, se si è fatto una ricca colazione, non vedo perché uno dovrebbe mangiare a orario per forza, cosa sconsigliatissima. Un'altra cosa è il fatto di dover bere molto alcol, contiene tanti zuccheri, però fa sì che stuzzichi la fame, quindi è sconsigliato bere molto alcol perché. Proprio perché ci fa mangiare anche troppo allo stesso momento. Bere poca acqua fa sì che il corpo sia disidratato, quindi siamo spinti ancora di più a mangiare. Quindi è opportuno, diciamo, bere molta acqua così che noi ci sentiamo sazi e che quindi non cerchiamo, diciamo, il cibo perché sono tutti input dell'organismo perché ha bisogno di idratarsi. Ma è opportuno bere tanta acqua così ci aiuta a non mangiare in continuazione.